While the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Which is the name of the game? Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down. Questa è la ricostruzione del 19 dell'Italia, coinvolto nell'affare Fustica. Sandro Scarmiglia, che è lo scenografo di Ustica. Complimenti, intanto questo l'ha fatto lei, per cui vogliamo parlare. Quanto tempo le ha preso? Sì, no, lo scenografo è Paolo Innocenti, ho fatto la ricostruzione, nel film ero l'arredatore. E appunto questa è una ricostruzione del modello originale che sta al Museo della Memoria a Bologna. Certo. Abbiamo ricostruito una parte, abbiamo cercato di essere più fedeli possibile, chiaramente è sempre una scenografia, però credo che l'impatto drammatico rispetto purtroppo alla tragedia è notevole. Grazie mille e tutto il meglio per i prossimi film. La ringrazio. Questa bella ragazza è Federica Martinelli, un'attrice che fa la sorella della protagonista ed è coinvolta anche lei in Ustica, in una marea di dolore che nemmeno si immagina. Sì, esatto. Io interpreto la sorella di Caterina Morino, appunto, che è Roberta Bellodi, e sono particolarmente coinvolta nella vicenda perché la bambina che muore su quel volo è mia nipote e sono io ad accompagnarla in aeroporto a Bologna quel giorno. Per cui, oltre al dolore della tragedia, si unisce anche una sorta di senso di responsabilità fatalista, per cui insomma, se quel giorno io non l'avessi portata, le cose sarebbero andate diversamente. Oltre a questo si aggiunge appunto la vicinanza al ruolo di Roberta Bellodi, sempre Caterina Morino, che per questo dolore impazzisce e quindi insomma io vivo anche la disperazione di questa sorella che non riesce a reagire di fronte a un dolore così grande. Io infatti mi sono anche molto commossa quando siete in riva al mare, perché sua sorella pensa che la bambina tornerà a nuoto visto che nuota bene e che lei piange. Cioè, perché piange? Perché la sorella lo sa benissimo che non tornerà più. Esatto, infatti sì, la tristezza e la disperazione deriva da quello, dall'avere vicino una sorella che ha perso completamente la ragione e non riuscire nemmeno a andare contro la sua pazzia, perché è una cosa che strappa il cuore. Grazie Federica, tutto il meglio. Grazie mille. Allora, il regista, bravissimo, Lorenzo Martinetti, e una frase che mi è piaciuta molto, riportata nel film, ed è targata Andreotti. Noi abbiamo una moglie americana e un amante libica. E allora? Negli anni Ottanta era profondamente vero. Noi eravamo di fatto nella NATO e quindi ubbidivamo gli americani, che sono la moglie. La moglie comanda, noi ubbidiamo. Ma sotto sotto trescavamo con Gheddafi. Perché? Perché Gheddafi ha comprato il 10% delle azioni Fiat, ci dà il gas, ci dà il petrolio, e quindi chiudevamo un occhio e consentivamo ai MiG-23 del colonnello di sorvolare impunemente il nostro territorio. Questo era l'amante. Orrenda questa connivenza della politica. Beh, questa è la politica, signora, lo Stato lavora così, non siamo, cioè, è inutile fare le vergini, purtroppo la ragione di Stato a volte impone anche questo tipo di compromessi. Mille grazie e le auguro tanti di nuovi film belli come Ustica. Grazie mille. Finalmente abbiamo la verità su Ustica e a garantirne la veridicità abbiamo con noi il giudice Rosario Priore. Milioni di pagine e soltanto quelle della sentenza sono 5.000, oltre 5.000. Giudice, siamo arrivati veramente in porto? Stiamo avvicinando, sono fiducioso. Ma lei confida che la verità finalmente è venuta fuori? Sta per arrivare fuori, per venire fuori. E che cosa aspettiamo? Perché è ancora così lenta la burocrazia? Perché gli eventi si sono verificati in un tempo di guerra e procedere per fatti che sono accaduti in tempo di guerra non è facile. Innanzitutto c'è la cosiddetta giurisdizione di bandiera, adesso scatterà la giurisdizione di bandiera, per cui il nostro ministro della giustizia dovrà, in questo caso, se sono vere quanto abbiamo allegato, dovrà chiedere alla giurisdizione degli Stati Uniti di iniziare una procedura contro coloro che appaiono responsabili dei fatti. Grazie signor giudice e all the best. Sì. Bellissima la musica di Ustica, dove avete visto appunto il relitto, la ricostruzione del relitto, e Pivio le firma la colonna sonora. E allora, una colonna veramente molto bella. Come si è ispirato?
Questo è il, se ricordo bene, il quarto lavoro che facciamo. Dico facciamo perché in realtà è firmata da me, da Aldo Descalzi, con la collaborazione di due nostri amici orchestratori, cioè Luca Cresti e Claudio Pacini. È la quarta volta che lavoriamo con Renzo, quindi abbiamo, diciamo, nel tempo un po' affinato anche i gusti rispettivi. Qui si era richiesta una grande epicità, l'epicità soprattutto delle zone in cui abbiamo gli scontri in volo, e con una specie di contraltare molto quasi romantico, no? Che è invece il rapporto che ha questa madre che aspetta la figlia dispersa. In effetti con Renzo ci siamo dati pochissime punti di riferimento, no? Epicità e romanticismo, e su questi noi abbiamo praticamente lavorato. Abbiamo avuto grandissima libertà di azione, e direi che insomma il lavoro che abbiamo preparato è stato subito bene accolto, insomma, da Renzo. Ha subito riscontrato che avevamo trovato i punti della chiave giusta, insomma, quindi è stato molto semplice in effetti, non è venuto molto spontaneo. Poi, grazie, appunto, Livio, e tutto il meglio per tante altre colonne sonore così belle. Arrivederci. Caterina Morino, è il ruolo che io reputo il più difficile della sua carriera, non è vero? Sicuramente sì, per ora sì, sono convinta di sì, perché giustamente è una doppia difficoltà, non sono mamma e grazie al cielo non ho mai vissuto una tragedia del genere, per cui sicuramente è stato veramente una doppia difficoltà, e ho cercato solamente di capire l'umanità e il dolore di un padre e una madre che hanno perso, certo in questo caso mia figlia, ma un parente in una maniera così tragica. Brava, bravissima, e tutti gli auguri del mondo per tanti film altrettanto belli come questo. Grazie mille, grazie mille.